Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Trex29. Oggi siamo nel secondo metodo per duplicare i materiali. Ragazzi, questo qua è il secondo, ma diciamo che secondo me è il più buono per duplicare perché riesce a duplicare molti più materiali rispetto al primo, che era questo qua. Adesso vi faccio un breve tutorial di come farlo. Perfetto, allora. Si parte facendo, in questo caso li faccio di pietra, 6 muri, 6 verso l'alto, e dobbiamo stare vicino al menu dello scudo. Quindi andiamo avanti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 scudi e dopo i 6 scudi un pavimento. Ok, adesso li potete potenziare, potete fare quello che volete. Poi le cose fondamentali sono, come al solito, andare sulle impostazioni e mettere esci con il gruppo. E aver finito tutti i 10 scudi, però questa volta potete farlo in qualsiasi base, Montespago, Valle Arguta, Tavolaccia, Pietralegno, dove volete. E poi di queste cose ne possono fare anche più di uno. E credo che in quello se ne possa fare solo uno di quelli. Anche perché consuma molti più materiali. Ok, perfetto. Adesso miglioriamo un po' i muri. Ok. E niente, sono caduto. Vabbè, arriviamo sopra. Se riesco a salire. Praticamente si arriva, Gesù. Si arriva sopra. Vabbè, faccio così. Ok, arrivati sopra dove avete piantato il pavimento, dovete fare una base 6x6. Quindi andate avanti. 1, 2, 3, 1, 2. Ok, allora non dovete farla per forza 6x6. Io preferisco farla così, però anzi, facciamo che per farla simmetrica. Un 7x7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok ragazzi, arrivati a questo punto dovreste fare solo un piano, coprirlo tutto e mettere tutte le trappole che volete e stesso modo sopra. Però mi raccomando, non andate avanti con i piani, li mettete solo da pavimento qui. Ok, io questa parte la taglierò, tranquilli, è l'unica che taglio, e poi vi farò vedere anche tutto l'inventario, come adesso, come sarà dopo, non cambio niente, non è fake. Ovviamente adesso metto solo le trappole. E noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, ho messo tutte le trappole, come vedete ho un attimo spostato perché avevo sbagliato una cosa. Praticamente dopo i 6 muri fate il pavimento e incominciate a fare la base subito dopo il pavimento. Io avevo incominciato a farla qui così, invece no, dovete superare il pavimento e farla dopo. Ovviamente avendo allargato di qua ho allargato anche di là. Qua sopra ho messo tutte trappole e qua sotto, e mi raccomando, lasciate questo pavimento bucato, che se no gli non funziona. Poi scendete. Io adesso queste qua le rompo, quelle potete anche non romperle che si distruggeranno comunque, e fate la stessa cosa che abbiamo fatto di là. Fate le 4 piramidi modificate. Ok, modificate le 4 piramidi, vi forniranno un cono per prendere meglio i materiali. Poi arrivate qua, vi preparate su, esci con il gruppo. La base intanto voi l'avete fatta. Oh, se vedete che ho un po' migliorato quella pietra che mi rimaneva, adesso non ho più. E anzi, adesso ho 30 di pietra.
Ok, allora, vi preparate con esci con il gruppo. Come vedete adesso io ho una batteria perché per sbaglio ho rotto una trappola. Poi guardate, io adesso faccio così, visto che ne ho solo una, la metto queste qua e ho il deposito pieno. Poi per farla ancora meglio direttamente butto via questa. Come vedete, questo glitch anche con quelle trappole da pavimento che ho messo, con gli aculei, dovrà duplicarmi le arrugginite, che ne lasciate solo uno stack così sappiamo quanto me ne duplica prima. Poi il solito minerale grezzo, le assi, le efficienti, che ne ho tre adesso, non so perché me ne abbia lasciate tre, guardiamo se le posso mettere. Ok, sì, non ho efficienti, adesso ho uno stack di arrugginite e 200 minerale grezzo, quindi ho uno stacco, ne ho zero delle cose che dovrebbe duplicare. Adesso preparate con il 5 gruppo, vi basterà. Sì, dovete andare prima su impostazioni e sulla rotellina, cioè sulla seconda, e andare sulla parte della costruzione e togliere conferma modifica al rilascio, perché se tu la tieni fai così, no? Appena tu apri qua, la modifica si toglie e cade tutto. Quindi, perché dovresti tenere premuto R2. Se invece tu fai così, devi premere il cerchio per confermare e quindi non si toglie. Togliete come al solito l'assistenza. X per iniziare e You know the subito drill. cerchio. We have disabled the storm shield, Vi which mettete means qui. there is no barrier between you and the hordes outside. Let's start the clock and E see come how al long solito you survive quittate an escalating a storm front. 14. The field manual says the Adesso simulation non mi ha dato ends when any tantissimo, amplifier or storm shield computer is però destroyed. fidatevi che se lo fate più volte funziona. Prepare for an attack from the east. Ok, tornate alla casa base quittando e così riuscite direttamente a farvi un sacco di materiali. Questo glitch dico che è più comodo, cioè non dico, non è più comodo, è più difficile, è un po' più difficile, però ti dovrebbe dare molti più materiali, anche perché usi molte più trappole ed è più difficile per quello. Perché nel primo che ho fatto il video l'altra volta, diciamo è un po' più semplice perché è più piccolo e puoi scegliere te i piani, mentre in questo è un 7x7 pieno di trappole, più le trappole sopra, sul soffitto. Cioè, nel senso, quelle da pavimento sopra. E visto che c'è solo quello, se sei forte, non è difficile per te, se hai tante trappole. Se ne hai poche, nel video del glitch dell'altra volta, puoi fare anche solo un piano se ne hai poche poche. Invece qua devi per forza riempirlo. Perfetto, abbiamo quittato, adesso non guardate il deposito. Scusa, non guardate lo zaino, ma vi lanciate di nuovo nel vostro scudo. Se tutto ha funzionato dovreste, ovviamente si romperà solo il pavimento, cioè scusate, si romperà solo il muro e voi dovreste avere ancora tutte le trappole, come nell'altro, e tutti e anche i materiali. Adesso aspettiamo che si avvii. E non si avvia più, ok. L'altro è molto più semplice, anche perché, cioè, questo qua è un po' più difficile che riesca, però ti dà molti più materiali se riesci. In questo caso, che l'ho provato, forse è riuscito, ma non mi ha dato proprio tantissimo, perché, come sapete, io ho il quadrato buggato, quindi quando premo quadrato per prendere le armi o qualcosa non me lo prende, ci devo per forza passare sopra. Come avete visto non mi ha preso tante cose come l'altra volta. Però ho visto che un po' di cose ve le prende. E poi ovviamente i materiali che volete li dovete, cioè dovete trovare, per avere i materiali che volete dovete trovare le trappole giuste. Come sapere che le trappole sono quelle giuste? We're ready to expand Vi again. basterà, ecco, come When you're ready to vedete start the ha fight, funzionato, select ok. expand shield È from the storm rimasta la shield base console. e si è rotta solo la scala. Qua c'è ancora tutto, ecco, il pavimento sotto rimarrà perché ovviamente questo non si è rotto. E come vedete mi sono fatto 2000 di mattone.
Adesso non sono diventato full perché come avete visto la base non è del tutto full di mattone, non è potenziata di mattone del tutto. Adesso vi basterà risalire e rifate così. Le trappole ci sono ancora, qui potete anche chiudere. Qua rompete tutti i pavimenti che avete fatto. Ok, perfetto. Poi migliorerò in futuro. Ok, guardiamo cosa ci ha dato. Allora, in questo caso avevo detto che non mi ha dato tantissimo, mi ha dato 7 assi e 137 viti bulloni. Poteva ovviamente andare meglio, però fidatevi che se riuscite a fare delle trappole giuste, perché adesso io ho usato le ultime trappole che avevo e quindi è ovvio che non mi abbia dato tantissimo. Però se riuscite a trovare le trappole giuste che vi danno quello che volete, le mettete in tutto, in tutta la base. Fidatevi che vi danno tanto. Cioè, se non ci credete, guardate. Io qui ho dovuto usare delle trappole grigie all'uno perché ho finito le trappole praticamente. E quindi adesso finirò di migliorare. E ovviamente qua adesso sono tutte leggendarie, ma sono le ultime che avevo. Ok, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Commentate se vi devo aiutare come nell'altro video. Molti di voi hanno messo il loro ID nel video, cioè nei commenti, ma non li ho trovati. Quindi se riuscite mandatemi voi l'amicizia e al massimo scrivetemi nei commenti: non sono riuscito a mandartela, mandamela a te e vedo se vi trovo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è molto importante, perché ai 100 iscritti farò il give del mio inventario. Adesso qua non ho tante cose, però come vi ho detto sono quasi tutte moddate. E in più ovviamente ho tutte le cose qui dell'archivio. Ho un sacco di armi. A 100 iscritti giverò tutto, anche il raggio. Ok, intanto qua ho già finito la pietra, ma adesso ce ne darà molta di più. Mi raccomando, arriviamo ai 20 mi piace. Lo so, ragazzi, sono tantissimi. Però se ci arriviamo, vi farò vedere anche il terzo glitch questa volta, che è quello che è più propenso, che vi darà molti più materiali e che vi servirà anche a duplicare il raggio o la malachite o l'ossidiana. Con questo glitch potrete duplicare tutti i materiali che volete. Ok, bella.